andiamo oltreoceano. Lei ha conosciuto Gaetano Badalamenti? Sì, signore. Si può dire in quali circostanze? Sì. Dunque, io sono stato arrestato per fini estradizionali il 4 marzo del 1985 a New York. Fui preportato al Metropolitan Correctional Center, che è una prigione federale, in quanto le estradizioni vengono trattate come fatto federale negli Stati Uniti. Fui messo nel braccio 9 Sud, che è il braccio di grande sicurezza. Morale della questione, qui in questo braccio avevo la compagnia della crema delle 5 famiglie mafiose di New York, perché c'erano tutti i capi, da John Gotti, li ho conosciuti tutti, erano tutti lì. Una notte succede che il compagno di cella di Gaetano Badalamenti avesse un infarto, fu immediatamente preso e portato in un ospedale extra istituto carcerario, e mi fu detto di muovermi nella notte nella cella di Gaetano Badalamenti. Questo perché? Perché avevano paura che mettessero nella cella di Gaetano Badalamenti qualche, come loro lo chiamano, rats, cioè informatori, eccetera, eccetera. Quindi io, siccome ero completamente estraneo a tutti i loro questioni, ambienti mafiosi, mica mafiosi, mi dissero di spostarmi, premessa che non furono le guardie a dire di spostarmi, fu il capo della famiglia Colombo, che si chiamava Junior Persico, quindi non è che le guardie vennero, tutti, cioè, venne lui la notte, tutti sposti e ti metti con Badalamenti. Prego? Un ordine che veniva da... No, venne spostato, venne con le guardie, però era lui che comandava. Ecco, dice lui, ti sposti e vai. Io presi tutti i miei stracci e mi spostai con Badalamenti, dove rimasi per circa 3 mesi. Ecco, e questo è spiegato come ho conosciuto Gaetano Badalamenti. Ecco, e che rapporti ha avuto con Badalamenti in questi 3 mesi? Direi che ho avuto degli rapporti veramente buoni e veramente molto assolutamente, diciamo così, normali. Anzi, direi che quando, per esempio, io sono stato male perché avevo preso una specie di avvelenamento, ogni mezz'ora c'era sempre qualcuno che veniva a portarmi un brodo caldo, perché io non potevo neanche muovermi dal letto. Quindi sono stati dei rapporti veramente ottimi. Lei può dire che si instaurò, per quello che è possibile ovviamente, un rapporto di fiducia tra lei e Badalamenti, seppure limitato a quelle circostanze, o forse è eccessivo? Ma guardi, rapporto di fiducia con questo tipo di personaggio credo che sia difficile. Non permesso. Però indubbiamente era un rapporto di sicuramente di fiducia, tra virgolette. Per esempio, io lo aiutavo, lui passava tutta la giornata a leggere gli atti processuali della Pizza Connection. Io, siccome non avevo niente da fare e parlo perfettamente l'inglese, questi atti erano tutti in inglese, molte volte lo aiutavo a tradurre i passaggi di questi atti processuali, eccetera, eccetera. Quindi la vita poi in comune, anche se lui passava tutta la giornata sotto nella sala avvocati, poi la sera tornava su. Cioè, direi che non ho mai avuto alcun rapporto o screzio di alcun genere con Gaetano Badalamenti. Quindi direi che il mio rapporto con lui era sì diventato un ottimo rapporto, tant'è che quando Domenico Sica ebbe bisogno di essere accreditato, perché non voleva Badalamenti incontrare nessuno degli italiani, sono stato io a fare andare, cioè a far accettare a Badalamenti. Io stavo in Italia, me lo chiese Domenico Sica, fui io che feci in maniera che arrivasse un messaggio a Gaetano Badalamenti e Gaetano Badalamenti ricevesse, scusate, l'alto commissario antimafia Domenico Sica. Ecco, questo per dire il rapporto che si era creato con Gaetano Badalamenti. Ma torniamo ancora per un momento al periodo di condetenzione, sì, con Badalamenti. Lei ricevette la visita di qualche difensore in quel periodo?
Sì, io ricevetti due volte la visita dell'avvocato di Pietro Paolo. La prima volta fu una visita normale, perché fu una visita che si estrinse tra giugno del 1985. Nel frattempo però io avevo fatto il famoso esposto all'ordine degli avvocati, eccetera eccetera, la questione Ciarrapico e compagnia bella, per cui praticamente io avevo revocato il mandato a Maurizio Di Pietro Paolo. A quel punto Maurizio Di Pietro Paolo venne negli Stati Uniti, venne a New York, io mi trovavo al Metropolitan Correctional Center, perché voleva parlare con me su questa revoca di mandato. Ecco, quindi l'ultima volta che ho visto Di Pietro Paolo fu tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986. Ecco, risulta che l'avvocato di Pietro Paolo abbia conosciuto, incontrato il signor Badalamenti, o comunque le risulta qualche episodio connesso a queste due persone, Badalamenti e Di Pietro Paolo? Dunque, è successo questo fatto che, come lei potrà immaginare, nella vita in comune carceraria, mi dice, beh, domani che fai, domani cosa non fai? Dico, guarda, domani sicuramente arriva l'avvocato italiano, che tra le altre cose io ho lasciato, ho denunciato all'ordine, eccetera eccetera, e lui mi dice, ma chi è st'avvocato? E gli dice, si chiama così, colà, e gli spiegai chi era, insomma, era un avvocato tutta la storia mi era stato indicato dall'avvocato Vilfredo Vitalone, molto vicino ad Andreotti, eccetera eccetera. Può essere di un qualche interesse che lei ricordi che cosa spiegò a Badalamenti? Possiamo immaginarlo, però se lei ricorda esattamente che cosa spiegò a Badalamenti. Spiegai a Badalamenti, perché Badalamenti tutto è purché essere sciocco, quindi non è che lui mi disse subito, mi disse, ma chi sta avvocato, che avvocato è? Come dire, non mi venire a raccontare, dice, può essere il principe del foro, ma chi è? Chi rappresenta in Italia? Allora spiegai chi rappresentava in Italia l'avvocato Maurizio Di Pietro Paolo a quel tempo. La mattina successiva, verso le 10:30 del mattino, arrivò al Metropolitan Correctional Center l'avvocato Maurizio Di Pietro Paolo, accompagnato da uno dei miei avvocati americani, Edward Morrison. Il Badalamenti passava praticamente dalle 8 del mattino alle 8 di sera, le passava giù, perché lui aveva l'autorizzazione a utilizzare un loculo, perché era una specie di sala. Da questa sala partivano come delle piccole stanze, come loculo, dove si appartavano clienti e avvocati. Lui aveva l'autorizzazione a stare sempre tutto il giorno in una di questi loculi insieme al figlio Vito e al nipote Vincenzo Randazzo, perché in questo lui aveva doveva sentire le cassette, le decine, centinaia di cassette che l'FBI aveva registrato durante il periodo della Pizza Connection. Allora lui la sera prima mi disse, guarda, se viene l'avvocato di Pietro Paolo mi devi fare una cortesia, se me lo puoi presentare, perché ho bisogno di parlare due o tre minuti con lui. Dico, va bene, non c'è nessun problema. Venne l'avvocato di Pietro Paolo, l'incontro non fu certo dei più calorosi, ovviamente, soprattutto da parte mia nei confronti suoi. Prima che lui se ne andasse, dissi, guarda, se non ti dispiace, in uno di queste stanzette c'è una persona che ti vorrebbe conoscere, che ti vorrebbe salutare, che è Gaetano Badalamenti. E lui mi disse, va bene. Allora io entrai in questa stanzetta, lui fece uscire il figlio Vito e il nipote Vincenzo Randazzo,
siccome poi a forza di stare con questo ambiente avevo capito anch'io come ci si comportava, io dissi: guardi, Sultano, io esco, me ne vado, lo aspetto fuori insieme all'avvocato Morrison. E lui mi disse: no, dice, puoi stare, così traduci tu, dice, anche all'avvocato Morrison. L'avvocato Morrison non parlava e non capiva una parola di inglese. E lì Gaetano Badalamenti fece una tirata di orecchie all'avvocato di Pietro Paolo, rinfacciandogli il fatto che il suo partito, la Democrazia Cristiana, aveva completamente abbandonato i cugini Salvo, che erano stati sempre a disposizione, diciamo così, avevano aiutato fino al limite dell'impossibile la Democrazia Cristiana. La cosa mi lasciò, nel frattempo io traducevo anche a Morrison quello che sta. Ed è la prima volta che vidi, devo dire sinceramente, la prima volta che vidi Badalamenti, non dico alterato, ma con una maschera che fosse completamente differente da quella che io avevo sempre visto. La sera, poi io chiesi a Badalamenti, perché ripeto, io finito l'incontro con l'avvocato non avevo più diritto di stare nella sala avvocati, quindi tornavo sopra. Lui invece ritornava dopo le 8 di sera, perché alle 8 chiudevano la sala degli avvocati e lui fino alle 8 non si muove. Quindi io la sera lui mi spiegò esattamente la storia dei cugini Salvo, eccetera, eccetera, perché non è che mi avesse preannunciato questa sparata contro di Pietro Paolo in quell'estemporaneo incontro che avevano fatto. E quindi mi raccontò qualche cosa sulla Democrazia Cristiana siciliana, sul fatto dei cugini Nino e Ignazio Salvo, che a suo avviso erano stati ingiustamente accusati, incarcerati da giudice Falcone, eccetera, eccetera, che erano stati abbandonati. E devo dire, come anche detto al processo di Palermo, in tutta franchezza, non so se mi dicesse la verità o meno, che lui mi disse di conoscere molto bene, ovviamente, l'onorevole di due cugini, mi disse che li conosceva benissimo, che conosceva molto bene Salvo Lima, che aveva conosciuto Ruffini, Attilio Ruffini, che aveva visto il senatore Vitalone, che però all'epoca non era senatore ma era un magistrato, durante un'interruzione di un processo, che però non ricordo quale fosse, se fosse un processo di Bari o un processo di Reggio Calabria o Catanzaro, parlava dell'anno 70 o 71, però mi disse anche che non aveva incontrato mai il senatore Andreotti, perché poi dico: ma tu Andreotti lo conosci o non lo conosci? Quindi questo è il quadro. Dopo quella volta non si parlò mai più di queste cose, perché dato il personaggio io non facevo mai domande per ovvi motivi. Quindi se mi diceva lui qualche cosa, mi chiedeva qualche cosa, io rispondevo, ma non mi permettevo mai di fare domande, perché l'ambiente non era da quiz, era un ambiente non da lascio raddoppio.